C'è anche l'Associazione Volontari Ospedalieri Onlus Taranto tra i vincitori del bando nazionale della Fondazione Roche per i pazienti che hanno ottenuto un finanziamento di 20.000 euro. È stato premiato un progetto innovativo presentato dall'AVO volto a determinare una terapia farmacologica a bersaglio nei casi di tumore maligno del polmone, ritagliandola sul singolo paziente di cui viene studiato anche il profilo genetico per ottenere il miglior risultato. Abbiamo ascoltato la presidente dell'AVO Taranto, Anna Pulpito, accompagnata dalla socia Silvana Manis. L'associazione di volontari è presente nelle corsie ospedaliere ioniche da oltre 16 anni. Siamo vincitori di un progetto, di un bando della Fondazione Roche, dove siamo in 10 in tutto il territorio nazionale, dove sono stati stanziati 20.000 euro per determinare la terapia farmacologica nel tumore del polmone. Quindi siamo davvero orgogliosi e felicissimi di poter dare questo aiuto nella ricerca scientifica. Io voglio ringraziare intanto, prima di tutto, la Fondazione Roche per aver creduto nella nostra associazione, in noi. E poi un grande ringraziamento va alla ricercatrice, la dottoressa Concetta Cafiero, e alla dottoressa, all'oncologa, nonché anche responsabile della rete oncologica, la dottoressa Gabriella Modoni.